Ciao a tutti ragazzi, spero che questa breve intro su come registra questa telecamera vi possa essere piaciuta. Mi hanno fornito questa telecamera per fare una recensione e devo dire che non mi sarei mai aspettato di avere questa ottima qualità tra il prezzo e il prodotto. Devo dire che questa telecamera, per il suo costo veramente ridotto, registra molto bene, appunto come avete notato durante il video. Non registrerà quanto una GoPro nuova, ma comunque ora posso metterla a confronto con dei video della mia GoPro, cioè una Hero 3 Plus Silver Edition. L'unico difetto che secondo me ha è la luce. Non riflette benissimo i raggi di sole e crea un colore abbastanza strano, ma è una cosa che assieme alla color correction durante l'editing del vostro video si sistemerà. Io non lo faccio perché almeno potete vedere come realmente registra questa telecamera. Dopo aver visto la qualità, passiamo agli accessori che vengono forniti con questa telecamera. Al suo modico prezzo vengono forniti diversi accessori, questi qua che stiamo vedendo ora, tra cui i più importanti che mi interessa sottolineare sono il telecomandino per registrare, cioè avrete un telecomandino col quale potrete schiacciare un pulsante e inizierà la vostra registrazione, se no potete usare semplicemente l'app utilizzando il wifi. Link dell'acquisto in descrizione, mi raccomando. Poi vengono fornite due batterie, cioè una batteria la quale inserirete nella vostra videocamera e un'altra di scorta. La batteria dura più o meno per un'ora e mezza di registrazioni, quindi vi porterete la vostra batteria di scorta dietro e avrete più di 3 ore di registrazioni. E infine l'attacco è compatibile agli attacchi della GoPro, ma questo è ancora meglio perché ha una guaina di sicurezza che non ti fa slittare l'attacco e rimane perfettamente bloccato dentro l'aggancio. Poi ci sono tutti gli altri accessori che non sto qui a elencare perché sono veramente tanti. E niente, questa telecamera alla fine registra molto bene. La consiglio, link per l'acquisto in descrizione. Se non volete spendere troppi soldi per una GoPro, ma comunque volete avere una buona qualità video, questa è la vostra scelta. Ecco, mi dimenticavo di dire che la particolarità di questa videocamera sono i video sott'acqua. Non so come, ma ha un filtro integrato dentro la telecamera il quale migliora le registrazioni sott'acqua. La cover è waterproof, quindi se la buttate dentro un fiume, dentro una pozzanghera o ovunque avete voglia di buttarla dove c'è una fonte d'acqua, la videocamera rimane intatta. Ragazzi, spero che questo video vi possa essere piaciuto e spero soprattutto che per molti sia stato utile, per chi vuole iniziare a provare a utilizzare queste action cam per far video, per imparare a montare, per divertirsi o comunque per avere delle buone registrazioni da poter condividere con gli amici. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate like, commentate su cosa ne pensate di questa videocamera e su cosa ne pensate anche del mini montaggio che ho messo all'inizio video, e noi ci vediamo nel prossimo video sabato. Mi raccomando, state sintonizzati perché sarà un video abbastanza particolare, cioè l'addio all'Usaberg. Bye bye!